Buonasera ragazzi, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo qui per andare a provare insieme l'antico Dogma, il cannone portatile a 140 proiettili al minuto che abbiamo che ho trovato appunto dal raid, perché sennò non lo trovavo. Allora, l'ho droppato con un roll abbastanza decente. Infatti abbiamo qua il master work in gittata che ho fatto, perché sì, calibro ristretto che sempre mani di rigatura spirale, caricatore tattico, occhio del ciclone, caricatore assassino. Invece caricatore assassino, che essendo un 140 colpi al minuto porta a fare quindi 93 di danno in critico. Ok, siamo qui su supremazia in pacifica. Ho messo mix classico perché dovrebbe essere teoricamente un po' più godibile, visto il matchmaking sulla connessione, no? Però adesso vediamo. Se ci penso non gli ho neanche messo una modifica. Hanno acquisizione del bersaglio che è abbastanza buona. Il rinculo sono quelli nuovi, quindi è molto controllabile. Vedete, fa 93 con caricatore assassino. Adesso non si è riusciti a prenderci la kill, ma vabbè, io me ne vado, anche perché siamo un po' da soli. La gittata, ecco, serve, perché con i nerf che hanno fatto, che hanno portati eccetera, ormai non sono più, diciamo, prestanti, muoio come erano una volta. Il design è molto particolare, come tutte le armi di questo raid nuovo, del giardino della salvezza, è molto particolare e anche molto carino. E una cosa fantastica che ho notato anche nell'automatico e nella ricognizione è il suono. Il suono è qualcosa veramente di fantastico. Un attimo, caricato l'assassino. Hai preso lui. Ce ne stanno altri giù. Ok, questo era tipo troppo one shot. Come vi dicevo, il feeling è buono, tranne un po' di... oddio, quello col cecchino. Ecco, la gittata non tanto. Poi vabbè che l'ho droppato con il masterwork, ma comunque non avevamo proiettili rifiniti e nemmeno appunto la combinazione di canne proiettili migliori per la gittata. Ecco, è facile mettere gli headshot, è molto facile, avete visto qua, 4 HS di fila così. No, non è che si mettono con tutti i cannoni portatili. Quello volevo provare a hittarlo, ma invece no. Preso. Qui sotto c'è un altro. Pushiamo con caricato l'assassino, ma l'hanno fatto. Oh, quello già con il cuore gelido mette ansia. Preso, questo ha laggato tantissimo. Vediamo se con caricato l'assassino. No, non riusciamo ad arrivare a fare abbastanza danno al ragazzo laggiù. Passa uno da destra, là sotto, ma io sono hittato, no? Tiriamo una nade, no? Buona. Oddio, questo mi ha ammazzato, peccato, eravamo abbastanza in streak. Tu te la meriti questa. Fortuna sono in due, almeno non faccio troppo il tumorello. Lui se la meritava esclusivamente per aver camperato dentro la bolla quel modo. Ma che sta fa questo? Questo ci siamo presi, avevamo pure il sovraccarico. Ah, vediamo quanto abbiamo fatto, poi andiamo a fare un'altra partita e vediamo, magari se capita una mappa aperta usciamo anche un po' il cecchino. 36 kill, 36 di rateo, ci sta. Ci vediamo nell'altra partita, a dopo. Io lo vuole un mio amico. Te giuro. Te dico io che mi nemico. Carino sto trip-tap di... Cosa?
Poi naturalmente le armi con attacco frontale sono rotte, però. È bruttissimo. Oh, guarda, 112 con attacco frontale. È bruttissimo, non posso uccidere. Veramente brutto. Guarda sti titani farmoni. Ah già, sono titano anch'io. Ma come si fa l'attacco finale con Ariel? What the? Il tuo vantaggio cresce. Continua a lottare. Come si fa? Fai vuoto. Vuoto. Questo non è che l'ho turnato propriamente perché mi hanno aiutato, però malissimo. Ma io sono da solo in qui partita. Gli alleati non riescono a ammazzare un nemico. Io sono da solo in partita. Ma sei tu, questo. Sei tu, ma sei tu! Il laggone. Comunque vedete, è un'arma. Da quick play, ve lo dico mentre sto cercando di scappare da 14 super insieme. Divertente, perché alla fine ci sta come cannone portatile. Non richiede, certo, il dropparlo ci vuole un pochino, cioè ci vuole fortuna perché essendo un'arma del raid. Ma io sono perennente allo spawn, ma che vuol dire? Appunto, non è che si droppa così a random. Però proviamoci a prendere un po' di, come si chiama, armi della luce. Infatti gli dà quel baffetto alla gittata che forse gli serve. Ma che smirato. Ok, abbiamo fatto run out. E ci ammazzano subito perché gli alleati non riescono a fare una kill sul tuo solo one shot. Io mi sono pensato che arrivai, però va bene. Ce n'è un altro. Zona A conquistata. La zona di vantaggio è vostra. Hai preso. Qui non ci arriva mai sto cannone portatile. Ma proprio mai. Siamo presi qualche hit, quindi una kill. Questo, ok. Vedete, è un'arma da medie distanze. Infatti può, cioè secondo me ci sta tantissimo accoppiarla con un cecchino come ho fatto io. Poi magari adesso questo ti faccia super. Presa un po' la mano di nuovo con il cecchino. Ultimamente raga sto facendo solo PvE. È naturalmente più performante come combo. Però ci sta. L'arma è divertente. Con un caricatore assassino anche. Io la promuovo soprattutto con un caricatore assassino. Che permette appunto di fare questi. Di appunto di avere quella gittata in più che aiuta sempre, no? Soprattutto dopo questo nerf alle gittate dei cannoni portati. No, peccato, stavo per fargli colpo a corpo. Ok, vediamo com'è andata sta partita. Ok, ci siamo, 28 kill, 7 di lato, quindi 28-4. Abbiamo fatto meno kill di prima perché abbiamo pushato un po' di meno senza pompa. E via. Risultato finale, quel che vi posso dire io è che è un'arma molto carina. La apprezzo, un caricatore assassino. Occhio del ciclone. Ogni tanto si sente, ogni tanto non si sente. Non so come perca, se effettivamente è ancora utile, ecco, come lo era pre, diciamo, DLC. Io, che dire, vi saluto, ditemi cosa ne pensate qui sotto nei commenti e ditemi se volete vedere anche, anzi no, andate a vedere anche il video che ho fatto Tommaso sull'automatico del raid, questo qui oracolo spericolato perché spara, che è una cosa fantastica. Per cui mi raccomando, lasciate like, commentate, iscrivetevi, passate alle social che come ogni volta sono qui sotto in descrizione, anche noi su un bellissimo sito. Noi ci vediamo domani con un nuovissimo video e ciao a tutti. Siamo la tua salvezza.